Signori buongiorno. Abita Gente in Movimento. Vi voglio raccontare una piccola cosa su quello che sta capitando nel mercato immobiliare, ma prima di partire, hai una, hai una casa che vuoi vendere? Hai un immobile che è lì e non riesci a venderlo? Allora, ascolta un attimino quello che è capitato nella mia vita: ho 63 anni, da 48 anni vivo nel settore immobiliare e ti racconto quello che ho scoperto lavorando. Se vuoi vendere casa e vuoi farlo velocemente, devi dare visibilità al tuo immobile. E allora cosa capita? Capita questo, ma prima di partire, abita gente in movimento, signori, sempre stato in movimento, sempre stata la mia vita, è stato uh, un lavorare continuo, ma io non ho mai lavorato perché ho sempre adorato quello che facevo. Sono state infinite le giornate in cui ho... Uh, mi sono adoperato per questo lavoro per 18 ore al giorno e arrivava a mezzanotte che magari ero a cena con dei clienti e avevo già il fervorino per quello che avrei fatto nel giorno successivo. Ma prima di raccontarti questa cosa, iscriviti al nostro canale YouTube, attiva la campanella così sarai sempre avvisato di ogni opportunità che possiamo offrirti. E seguici sui nostri canali social, noi oramai siamo presenti su tutte le più importanti piattaforme e questo anche grazie a Paolo che ci segue, il nostro social media manager, figura di cui oramai è indispensabile in un'azienda se non c'è chi svolge questa mansione, che è determinante perché oramai la carta stampata, tutto, i vari siti, i vari portali, signori, sono veramente oramai messi da parte, quello che funziona viaggia alla velocità della luce ed è tutto qua sopra. Ma sul nostro sito www.abitabiella.it potrai andare a vedere se quanto ti dico corrisponde a verità. Allora, vedi, sai cosa è capitato? È capitato che nel 2018 ci viene in mente di fare dei video per proporre le proprietà immobiliari, proprio perché vedevo che c'era una dispersione enorme, i giornali che... Più poca gente legge e capivo che poter portare tutto su di un telefonino era una cosa importantissima. Partiamo per fare il primo video e io disse a mio figlio: Guarda, se questo video lo vedono 50-100 persone, è un successo enorme perché 50-100 persone che guardano il video vuol dire veramente perché nei giornali ti danno dei dati, ma tu in realtà non sai quante persone hanno visto. Poi, quando arriva il cliente e tu vai a vendere, chiedi però non si capisce mai bene qual è la visibilità. Quel video, signori, fu un successo perché beh, il primo video che all'epoca abbiamo fatto, tutto d'un fiato, mi ricordo era anche una giornata molto fredda, avevo un cappotto addosso, venne visualizzato da 5000 persone. Il secondo video, perché a quel punto ci siamo quasi spaventati, 5000 persone. Il secondo video che era Villa Biglia, questa villa qua venne visto da 40.000 persone, allora lì capimmo che bisognava subito fare qualche cosa. In quegli anni lì io andavo a cercare vetrine in giro per le più grandi città, da Milano, Torino, passando per tutte le città di mezzo, pensa a che dispendio di tempo, di denaro, perché nelle vetrine andavo a mettere degli schermi che giravano con dei mini video, delle fotografie, delle case, perché avevo già in mente questa cosa dei video delle case che avevamo in vendita, ma quando andavo a Milano piazzavo il, la fotografia che girava, arrivavo a Biella, quella unità l'avevamo venduta, dovevi tornare a Milano, era una cosa veramente incredibile. Facevamo conferenze per proporre anche il biellese che era, che è sempre stato per noi nel cuore e che non per nulla abbiamo creato poi questo biellese territorio straordinario e poi un bel momento con quell'avvento di quel primo video abbiamo capito che tutta questa parte qua oramai era all'interno dei telefonini, il telefonino che tutti avevano in tasca, i nostri video che potevi vedere H24, lo potevi trasferire ad un amico e quindi abbiamo video che sono diventati veramente virali. Tutto questo, tutto questo per dirti che poi di lì abbiamo capito che non bastava improvvisare, bisognava fare dei corsi di. Formazione, bisognava cercare di apprendere costantemente, cosa che tuttora facciamo da chi è bravo a vivere in quel settore. E quindi, non per nulla all'interno del nostro staff è poi arrivato il dottor Paolo Rizzo, con il quale stiamo facendo un lavoro incredibile. In più, noi continuiamo a seguire corsi. Per fare dei video che siano sempre più performanti e da tutto questo impegno, pensate che all'inizio avevo clienti che mi venivano a togliere l'incarico e mi dicevano: Ah, ma lui adesso e suo figlio vogliono fare gli attori, loro non fanno più gli agenti immobiliari. No, perché come tutte le cose, quando arriva una innovazione alle volte può anche dare fastidio, però io sentivo che la via era quella giusta. Con i nostri video, signori, a proposito di Via Giusta, calcolate che siamo arrivati in Cina e abbiamo portato un grandissimo imprenditore cinese qui a Biella. Quando arrivò a Biella mi disse. Scusa se ho fatto tardi, ma ho avviato il mio ultimo giocattolino in Vietnam, che era un albergo di 500 stanze e 5000 metri quadrati di casino. Quello era il suo ultimo giocattolino, e venne a Biella per vedere una consistenza che noi avevamo in vendita perché in Cina era arrivato il nostro video. Siamo arrivati negli Stati Uniti d'America, abbiamo venduto anche poco tempo fa una casa ad un americano. Siamo arrivati in Costa Rica, Francisco, Francisco dal Costa Rica vede un'unità è venuto a Biella tre volte, poi non è riuscito a comprarla perché nel mentre che si organizzava noi quella casa l'abbiamo venduta ad altre persone. Siamo arrivati in Russia, siamo arrivati a Mosca, a San Pietroburgo. Tra l'altro, avevamo fatto dei video anche tradotti in russo. Poi la politica lì ci ha un po' eh, chiuso le ali, ma va bene. In Germania, abbiamo venduto dei tedeschi, abbiamo venduto dei polacchi, perché il nostro video è arrivato in Polonia. Abbiamo venduto dei francesi e comunque copriamo tutto il territorio nazionale italiano. E abbiamo portato a Biella, oltre che alle figure che avete visto estere. Italiani che arrivano dalla Sicilia, che arrivano dalla Toscana, che arrivano prevalentemente da Milano e da Torino, da Bologna, da Genova. Abbiamo portato dei Trentini a vedere il Biellese, territorio straordinario. Immaginatevi il Trentino quanto è bello, ma i nostri video, le nostre presentazioni sono arrivate in Trentino, per cui dei Trentini sono venuti a vedere il Biellese. Allora, per darvi dei dati, perché tutto questo sono parole, questa casa qua che abbiamo venduto, voi calcolate che dal 5-6 di febbraio al 25 di febbraio, questa è Villa Florio, ha avuto 117.811 visualizzazioni, capite? La potenza di, di questi video, il lavoro che stiamo facendo dietro e quanto è bravo il dottor Paolo Rizzo che ci segue come social media manager perché sono dei risultati eclatanti. Calcolate che da questi risultati lui va a estrapolare le ore in cui è stato più visto, qual è la fascia di clientela, qual è la fascia d'età, qual è la località dove è stato visto l'immobile e in base a quello noi andiamo a finanziare le campagne pubblicitarie perché ogni volta che voi vedete un video dietro c'è tutto un lavoro e la, da parte nostra la sponsorizzazione di quell'immobile. Questo immobile che è assordevolo dal 22 di aprile al 29 di maggio è stato visto da 164.030 persone. Forse non hai, hai capito i numeri: 164.030 persone. Quest'altro quest immobile: quindi ti ho messo delle ville, delle case. Questo immobile dal 22 di aprile al 29 di maggio: 92.367 persone. Questo per darti l'idea di cosa vuol dire tutto il lavoro che stiamo facendo, sia nel fare i video sia nel lavoro che viene fatto in back office perché quell'immobile venga visto nel mondo. Ma però non siamo contenti del nostro lavoro e abbiamo pensato di fare di più perché vedete. Nelle case, di, specialmente qui nel Biellese, ma un po' dappertutto, c'è un problema che è molto importante. Può esserci il gas radon. Il gas radon sai che è in colore e in odore. Allora vedi, in Italia cosa capita? Capita che tu per vendere una casa devi fare l'ape, eh, attestato prestazione energetica, che detto da un vecchio muratore, costruttore, agenti immobiliare, posso dirti guarda non serve un cazzo. Perché è tutto un dato ipotetico. E tutto? Sai che cosa è questo? È Lucas, Ufficio, a complicazioni, affari semplici, no? Quindi tu devi fare l'ape. Pensa che. Ho comprato un immobile quindi a Torino, ho fatto fare l'ape e quindi l'ape, dato che ha dei coefficienti teorici, visto che le murature sono da 50 cm, ho cambiato tutti i serramenti, l'ape viene fuori ad essere veramente unape molto importante, bello, un bel, un bel 50 centimetri di mattone. Ecco, calcolate che sono 50 centimetri di camera vuota. Quel palazzo lì ha esattamente una stibiata da 8 all'interno, una stibiata da 8 all'esterno che è stata rivestita. Però il calcolo del dell'ape che bisogna fare per forza perché noi ci dobbiamo adeguare a tutte queste minchiate che non servono a niente, viene fuori che il mio alloggio è performante, peccato che quella di è una dispersione termica enorme, tutto quel condominio lì. Io nei lavori di restauro ho fatto insufflare all'interno delle camere dei materiali performanti e coibenti e allora il mio immobile è veramente unape che è consistente. Il resto, signori del condominio se fate l'ape avete un'ape che è altissima ma non serve a nulla quello che invece noi stiamo facendo adesso con uno studio accreditato perché guardate che dove abbiamo delle risalite di gas radon capita che al quarto piano tramite l'impianto elettrico tubature canalizzazioni voi potete avere il gas radon in casa quindi stiamo facendo delle certificazioni e ricercando il gas random perché c'è modo, senza spendere grandi cifre, di potervi eliminare il gas random da in casa, che come dicevo è un gas che non ha né colore né odore, quindi voi non lo avvertite ma è altamente cancerogeno. Questo veramente serve. Il resto, signori, è UCAS che serve a far cassa, che serve a fermare l'azienda Italia su questo. Su questo lo dico sempre, ma non solo. Altra cosa molto importante, l'acqua, signori. L'acqua che noi abbiamo nelle nostre case e qui con un'altra azienda stiamo facendo un lavoro enorme perché vogliamo dotare le case che abbiamo noi in vendita, che noi stiamo gestendo, di uno ionizzatore dell'acqua. E di lì, guarda, puoi fare una cosa importantissima. Se non lo sai, vai a vedere le ricerche che ha fatto Masaro Emoto sull'acqua e assieme a Masaro e Moto abbiamo il dottor Massimo Citro che è qui di Torino, che è un mio amico. Ricerche importantissime perché tu puoi fare in modo che l'acqua di casa tua sia veramente un'acqua pura, potente, un'acqua che ti fa veramente star bene. Non posso dire di più perché poi... <ride> le multinazionali, insomma ragazzi per chi mi conosce sa come la penso, però due fattori che stiamo portando, due innovazioni che stiamo portando nell'esercizio nell della nostra professione, la ricerca del gas radon e se ce l'hai vedere come eliminarlo e mettere degli ionizzatori all'interno affinché tu vai veramente a rendere pura l'acqua di casa tua, perché vediamo che con tutto quello che viene buttato all'interno dell'acqua e l'acqua ha una memoria. Alla fine si beve acqua, ma non solo si fa da mangiare, ci si fa la doccia con dell'acqua che, passati il termine, signori, potrebbe essere ammalata. E noi rendiamo sana quell'acqua, in maniera che chi vive all'interno di quella casa con tutte queste cose non ha gas radon, che è veramente quello che c'entra, e hai un'acqua che è pura da bere per lavarti, per far da mangiare. L'ape, signori, è Lucas. Ufficio, complicazioni, affari semplici. Serve a poter fare delle multe e a far cassa. Mi fermo, mi fermo qua. Bene, signori, detto tutto ciò e datevi queste, queste novità, per cui se è una casa da vendere. Se tu vuoi noi veniamo e facciamo in modo di installare un purificatore dell'acqua e di vedere se casa tua ha del gas radon. Questo porterà avanti il tuo immobile rispetto alla concorrenza perché diamo delle certificazioni che effettivamente servono a chi poi comprerà il tuo bene. Dai visibilità ai tuoi immobili, guarda che noi siamo presenti in mercato dal 1986, nel 1976 lavoravo in cantiere con mio padre, costruivamo case, ho iniziato col fare il manovale al manovale, chi ha lavorato in cantiere sa cosa vuol dire, poi sono passato manovale, poi ho iniziato a prendere la cazzuola in mano e quindi ho iniziato a imparare a fare il muratore, il martello, il carpentiere, le tenaglie, il ferraiolo e di lì avanti. Poi ho studiato, ho preso il diploma da geometra e nell'86 ho aperto la mia agenzia. Allora, qualcuno adesso potrà dire: sì, sì, è tutto bello quello che mi racconta lui, ma dar la casa da vendere a lui quanto costa? Dar la casa da vendere a noi non costa assolutamente nulla se non vendiamo. Nel caso invece in cui vendiamo abbiamo una commissione come hanno tutti, ma crediamo talmente tanto in quello che facciamo che ecco che facciamo questi grandi investimenti mettendoci noi in anticipo del denaro. Che serve a fare tutto quello che vi ho detto, a rendere visibile il tuo immobile e a venderlo in breve tempo. Poi ogni immobile ha una sua storia in base al prezzo, in base a dove è messo, in base a tante cose. Quindi, noi veniamo gratuitamente ti diamo una stima del tuo immobile e ti diciamo quello che facciamo per venderlo tutto questo non costa assolutamente nulla molti mi dicono ma voi chiedete degli anticipi per le pubblicità no perché noi crediamo in quello che facciamo e nella stima che ti diamo sappiamo che le possibilità di vendita sono altissime non voglio dire nulla della concorrenza, però so che ci sono società che arrivano e ti dicono: Sì, mi dai 5-10.000 euro e iniziamo a partire. Noi non dai assolutamente nulla, ci paghi solo quando hai venduto e quando hai i soldi in tasca. Questa signori è la nostra sede all'interno del nostro ufficio. Abbiamo dall'ufficio tecnico l'assicuratore social media manager. A breve avremo, avremo dei tecnici che. Noi stiamo facendo una rilevazione proprio per provare tutto questo apparato, sia in ufficio che a casa mia, per quello che è inerente al gas radon e a breve troverete anche chi si occupa di purificare l'acqua domestica che entra a casa tua. Vorrei dire qualche cosa sull'acqua che si va a prendere in giro, che con l'elettricità questa acqua viene tenuta fresca e tutto, non dico nulla però per chi vuole si informi perché l'acqua ha memoria e non dico altro. Allora signori, eccoci qua. Abita gente in movimento. Signori, iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanella, se questa presentazione ti è piaciuta, un pollicione all'insù ci fa sempre piacere. Noi signori vi consigliamo questo, vivere bene è una questione di scelte. Se tu hai un immobile da vendere, quell'immobile è fermo, c'è qualche cosa nella tua vita che non ti fa vivere bene, bisogna venderlo per creare energia e per andare avanti, allora puoi contattarci, possiamo venire a vedere il tuo immobile e magari sarai uno dei tanti che vende con noi. Grazie di aver assistito a questa breve storiella, perché è una storiella di vita, è la realtà di quello che è capitato. Se attivi la campanella, ci, vede ci vedremo al, prossim al prossimo video. E per abita gente in movimento, noi non ci fermiamo mai. Sempre operativi, sempre sul pezzo, sempre con idee innovative. Pensa che è bello mettere in vendita la tua casa e poter dire al cliente guarda che l'acqua di casa mia ha delle proprietà. Andremo più a fondo sulle proprietà dell'acqua che viene ionizzata, ma soprattutto, oltre che avere quello, sai che è completamente es esente di gas radon, quindi hai un valore aggiunto in più. Buona vita!